Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata della Google Developers Live. Io sono Alfredo Borresi di Google Italia e qui con me c'è Raul Bonnal, che è un mentor del progetto Google Summer of Code. Esatto. Ciao Raul. Ciao. E senti, oggi ovviamente l'argomento di questa puntata sarà parlare del Google Summer of Code. Descrivici brevemente di che cosa tratta questa iniziativa. Allora, Google Summer of Code è un'iniziativa promossa da Google ormai 10 anni, questa infatti è la sua 10ª edizione. È un'iniziativa che dà la possibilità agli studenti di partecipare attivamente allo sviluppo di progetti open source. E quindi come funziona nel dettaglio? Nel dettaglio funziona che Google seleziona delle organizzazioni open source in base alla sua community, ai progetti che propone. Gli studenti che sono interessati a questi progetti e alle loro organizzazioni sottomettono, diciamo, una domanda per poter essere accettati come sviluppatori e poi inizierà l'attività, dopo la fase di selezione, inizia l'attività di sviluppo, di lavoro e di inserimento all'interno delle varie community. Quindi è un qualche cosa aperto solo agli studenti, all'ambiente universitario? Quali sono i veri? Esatto. Sono tutti gli studenti che sono iscritti all'università che stanno facendo un corso di studi universitari, inclusi anche i dottorandi. Quindi studenti universitari e dottorandi, non importa poi se sei iscritto a una facoltà tecnica oppure no, l'importante è essere studente universitario e avere passione per partecipare a un progetto open source, scrivere codice e dimostrare di avere delle capacità di sviluppo. Senti, tu poi che sei stato mentor negli scorsi anni, dacci qualche idea su quali sono stati i progetti coinvolti nel Google Summer of Code. Il bello è questo, perché il numero di progetti è veramente ampio. Quest'anno sono stati selezionati 190 organizzazioni e coprono argomenti, campi, ambiti veramente disparati, dalle più comuni applicazioni di Office, editing che noi utilizziamo sui nostri computer tutti i giorni, all'audio multimediale, sistemi di interazione come GNOME, KDE, distribuzioni di Linux, quindi Debian, Fedora, OpenSUSE, strumenti anche più avanzati come per la virtualizzazione, quindi Xen, strumenti per la condivisione. C'è un po' di tutto, insomma. Immagino anche linguaggi un po' di programmazione. Python, Perl, anche linguaggi un po' più di nicchia come possono essere Scala. Insomma, Inoltre aggiungo, oltre a queste cose un po' più mainstream, ci sono anche molti progetti che sono specifici di ambiti di ricerca di nicchia, che però usano molto strumenti open source, per cui poi appunto gli studenti, comunque i partecipanti, possono aggiungere il loro contributo. Infatti io rappresento delle organizzazioni che fanno capo alla bioinformatica in particolare o ad ambiti più scientifici. Più particolari, quindi diciamo che ce n'è veramente per tutti i gusti. Senti, quali sono i consigli che tu daresti, cioè perché partecipare al Google Summer of Code? Allora, primo motivo è fondamentalmente perché è divertente, perché potete crescere dal punto di vista dello sviluppo professionale, perché potete contribuire attivamente, magari introducendo feature negli applicativi che voi utilizzate o per cui avete riscontrato che qualcosa non funziona, ma vi chiederete sempre chi sarà, come posso aggiungere questo feature. Ecco, oggi potete farlo con questa iniziativa di Google, potete partecipare attivamente alla comunità contribuendo col vostro codice, con i vostri consigli, con i vostri suggerimenti, con le vostre idee, e poi perché si può passare, diciamo, da quello che studiate tutti i giorni come teoria a qualcosa di più pratico che è proprio lo sviluppo, e quindi portare quello che imparate all'università in un contesto un po' più vicino al mondo del lavoro, che poi un domani bisognerà comunque affrontare. Esatto. Senti, poi io aggiungerei anche che nonostante il commitment siano di 3 mesi, quindi un lavoro full time per 3 mesi, però comunque Google alla fine paga tutti gli studenti, tutti i partecipanti che sono riusciti a portare a termine il loro progetto. Quindi oltre a fare una cosa perché magari c'è la classica passione che lega moltissimi progetti in community open source, c'è anche una retribuzione economica, non è mai da scartare o da considerare. Il contributo di Google è proprio questo: dare la possibilità e introdurre della serietà nel contributo che lo studente può dare, retribuendo, quindi pagandolo, è quello che si aspetta la comunità e Google di conseguenza è un'attività lavorativa come se fosse
8 ore di lavoro tutti i giorni per tre mesi. Esatto. Quindi, dato che l'impegno è importante, il consiglio che vi posso dare è quello di navigare all'interno del sito di Google, del Google Summer of Code, guardare le varie organizzazioni, il progetto che loro hanno scelto, e scegliere il progetto che vi trasmette più passione, quello che vi sentite più propensi a contribuire, per cui vi avete più motivazione, perché questo è il modo migliore per poter avere successo in tutte le fasi del progetto, dal sottomettere la domanda. Certo, la passione comunque è un drive molto importante, esatto, per riuscire poi a fare le proprie cose con soddisfazione. Esatto, con perché vi dovete semplicemente divertire in tutte queste... Divertire, imparare e conoscere comunque, esatto, nuove persone. Senti, io ti ringrazio molto Raul, e qui state vedendo quelli che sono poi l'indirizzo del sito del Google Summer of Code, dove c'è tutta la documentazione necessaria, i vari passi da fare, le tempistiche, il regolamento, eccetera. E inoltre Raul ha creato un indirizzo email it.gsoc@gmail.com, dove poterlo contattare per avere informazioni magari a mano su quello che è stato il progetto, sulla sua esperienza. In più, Raul ha sempre attivato una plus page che raccoglie un po' quelle che sono state le avventure, le esperienze, i racconti, diciamo, dei partecipanti del Google Summer of Code delle precedenti edizioni e di questa nuova edizione. Esatto. E sempre poi parlando del Google Summer of Code, la prossima volta invece intervisteremo uno degli studenti che ha partecipato lo scorso anno, sì, all'iniziativa. All'iniziativa. Raul, noi ti salutiamo, ti ringrazio, grazie, molto per questa testimonianza importante che hai dato anche proprio sul mondo dell'open source e su delle iniziative che forse dovrebbero essere un po' più conosciute, soprattutto all'interno dell'università italiana, visto che non ci sono quasi mai tantissimi studenti italiani, esatto, rispetto alle altre nazioni rappresentate nel Google Summer of Code. Ciao a tutti! Ciao!